grande attualità, non soltanto dal punto di vista della criminalità, ma anche dal punto di vista della, della educazione civica e dei valori sui quali è fondata la nostra democrazia, che adesso è minacciata da questa grande organizzazione criminale, di cui il giudice Borsellino si è occupato per lungo tempo e continua ad occuparsi. Lascio per ora la parola, per ringrazio ancora il giudice, al collega Guidotto per una breve presentazione. Grazie, io ringrazio il Presidente e le componenti che operano nel Consiglio d'Istituto per la sensibilità che hanno dimostrato in ordine a questo problema molto serio, quello della mafia, un problema nato e sviluppatosi nel più profondo sud, che però negli ultimi anni si è sviluppato enormemente. Appunto per questo si pone l'esigenza di conoscere il fenomeno sotto tutti gli aspetti e nella sua dimensione vera. Io e il vostro preside abbiamo sperimentato questo tipo di iniziative anche a Castelfranco e poi abbiamo esportato queste iniziative in tutte le province del Veneto quando era preside capo d'istituto a Rosselli di Castelfranco. Iniziative che nell'87 hanno fatto un salto di qualità con un seminario di studio destinato a studenti delle superiori con il patrocinio del Consiglio regionale Veneto. A quell'epoca qualcuno si chiese come mai una grande regione del nord ha deciso di appoggiare un'iniziativa che riguarda un problema del profondo sud siciliano, un problema siciliano o tutt'al più un problema meridionale. La risposta la diede in quella occasione il Presidente del Consiglio regionale Veneto, Francesco Guidolin, citando il Ministro dell'Interno dell'epoca, l'onorevole Scalfaro. Scalfaro aveva detto qualche mese prima che le organizzazioni di tipo mafioso avevano assunto il monopolio quasi esclusivo del traffico degli stupefacenti e le organizzazioni di tipo mafioso continuavano ad estendere la loro influenza anche al di fuori dalle regioni d'origine, coinvolgendo tutte le regioni del centro-nord, Veneto compreso. Era la prima volta che il Veneto veniva indicato come una zona ad alto rischio. Da questo era scaturito appunto il bisogno di approfondire la conoscenza sul problema. Rispondendo prima di tutto a una domanda precisa, che cosa è la mafia? Ecco, oggi la gente comune, il cittadino medio, l'uomo della strada, a 7 anni dalla emanazione di una legge specifica in materia, sa rispondere con disinvoltura, precisione e chiarezza a questa domanda? Io credo di no, per il semplice fatto che se voi provate a guardare nei vocabolari cosa c'è scritto quando si legge la parola mafia, voi vedete che ogni autore dà una risposta diversa dagli altri perché ciascun autore ha approfondito un aspetto particolare, ha fatto una ricerca particolare e il fenomeno invece è molto complesso. Provate a sfogliare i libri di storia, troverete molte pagine dedicate al brigantaggio, un fenomeno occasionale, circoscritto nel tempo e nello spazio. Non viene dedicata una parola al fenomeno mafioso, un fenomeno molto antico, secolare e un fenomeno in continuo sviluppo. E i mass media che cosa hanno fatto? Per troppo tempo, fino alla uccisione di Dalla Chiesa, affrontavano la mafia non come problema nella sua complessità, ma come notizia. Notizia di fatto di violenza il più delle volte. E questo creò, soprattutto al nord, la convinzione che la mafia fosse violenza, violenza per la violenza, messa in atto da individui caratterialmente delinquenti. Erano nati così e non c'era niente da fare, si coppa tra loro, dicevano in un primo tempo, si uccidono tra loro. E questo, queste erano delle teorie scientifiche, ritenute scientifiche alla fine del secolo, ritenute del secolo scorso, ritenute pseudoscientifiche al volgere del secolo, ora non contano più niente, sono le teorie di Cesare Lombroso e hanno disorientato l'opinione pubblica. D'altra parte lo Stato che cosa aveva fatto in ordine al problema? Si era mai espresso, aveva esposto la propria visione, la visione ufficiale, sin dall'indomani dello sbarco dei Mille non erano mancati all'attenzione del governo e del Parlamento rapporti di funzionari che facevano capire dove bisognava incidere, però la prima vera legge per lottare il fenomeno è stata emanata il 13 settembre del 1982, a 4 mesi dalla uccisione dell'onorevole Pio La Torre del Partito Comunista che aveva presentato il progetto di quella legge e a 10 giorni esatti dalla uccisione del generale prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa che da sempre ne aveva auspicato l'emanazione.
Da allora, cioè da quando lo Stato si è espresso in modo preciso fornendo una visione ufficiale, è diventato più facile fare delle semplificazioni e delle schematizzazioni che fanno capire bene la natura, l'essenza e le caratteristiche del fenomeno. In prima approssimazione la mafia è un'attività economica. Uno sguardo al passato remoto e recente la fa trovare ovunque c'è la possibilità di guadagnare soldi facendo leva sulla intimidazione e sulla violenza. Ieri operava principalmente nelle campagne, poi ha agito prevalentemente nelle città, oggi anche sulle rotte dei grandi traffici internazionali, trafficando in droga, in armi. Si interessa anche di tangenti, e non solo nel meridione. Si interessa di sequestri di persona, 38 sequestri di persona nel Veneto, soprattutto nella zona di Rosabba, Sano, qua. Cosa fa la mafia con tutti questi soldi che incassa? Li investe in tutti i settori dell'economia legale diventando mafia imprenditrice. In agricoltura, industria, commercio, credito, immobili, titoli di Stato, ha anche cercato di comprare delle case da gioco. Dove fa questi investimenti? La gente è portata a pensare che le fa in Sicilia, in Calabria, in Campania. Invece i dati statistici dimostrano che si investe più al nord che al sud, l'ha detto anche il Presidente del Consiglio ufficialmente. Basti pensare che dall'82 all'84 la legge La Torre Rognoni ha consentito alla magistratura di sequestrare e confiscare a Milano beni per 300 miliardi, a Palermo per 155 miliardi, delle cifre che sono indicative soltanto e sono comunque superate se si pensa che Tommaso Spadaro, uno dei boss che è stato condannato nel recente maxi processo di Palermo, aveva un conto corrente in Svizzera con un deposito di 900 miliardi, non milioni, miliardi. Anche nel Veneto sono presenti delle forme di economia mafiosa. Pensate che Salvatore Paladino, un boss della banda Epaminonda, un clan catanese, è stato arrestato proprio qua a Bassano del Grappa. Cercava di risolvere la crisi finanziaria della sua organizzazione che operava soprattutto a Milano trovando soldi qua in zona. Era collegato alla malavita locale ma anche a bravi ragazzi che erano stati rediti da trafficanti di stupefacenti. Pensate a quel giovane vero di Bastano, figlio di buona famiglia, di imprenditore che si era lasciato prendere la mano da questi paracusi, che è stato catturato insieme a vero, proprio a Solagna. E la stessa cosa avviene a Piovese, nella riviera del Brenta, a Chioggia, dove una organizzazione di persone nate e cresciute sul posto, che aveva avuto in passato qualche contatto con Salvatore Contorno e qualche boss di una certa importanza, ha svolto un'attività di acquisizione di denaro con attività illegale, riciclaggio di questo denaro per trasformare i soldi sporchi in denaro pulito attraverso vari istituti, e aveva anche fatto degli investimenti. Il riciclaggio era stato fatto attraverso il casinò di Porto Rose in Jugoslavia, attraverso i gambisti del casinò di Venezia, queste cose si possono anche chiarire dopo, attraverso una società finanziaria che operava a Mestre a Padova, attraverso la Banca Cattolica del Veneto di San Giorgio di Nogaro in provincia di Udine. Ma questo non è tutto, non è solo economia la mafia. Perché oggi chiunque, voi capite che chiunque si può mettere a trafficare in droga, a imporre tangenti, a effettuare sequestri senza essere necessariamente collegato con le organizzazioni mafiose. Pensate ai banditi sardi, da sempre maestri nel campo dei sequestri di persone, non sono mai diventati dei magnati dell'alta finanza. Qual è allora l'elemento di distinzione tra il banditismo e la mafia, tra la mafia e la delinquenza comune? Nel 76 la Commissione parlamentare antimafia, espressione del mondo politico, di tutto il mondo politico, ha riconosciuto che la connotazione specifica del fenomeno è costituita dalla incessante ricerca di un collegamento con i pubblici poteri. Basta pensare che chi opera in prima linea non si sente con le spalle coperte, basta pensare che la prima vera legge è stata fatta dopo 122 anni dall'Unità d'Italia, che già esistevano a quell'epoca elementi per poterla fare, basta pensare all'arresto di persone che operano nella pubblica amministrazione, ma anche di magistrati a Trapani, a Catania, sono successe di queste cose. Chiunque cerca di ostacolare i piani e gli scopi economici della mafia, chiunque si avvicina troppo ai cosiddetti
santuari inviolabili, ai centri nevralgici. Chiunque fa emergere o può far emergere i rapporti esistenti tra esponenti mafiosi e pubblici poteri viene eliminato sistematicamente. Allora la gente grida allo scandalo, anche al nord, c'è qualcuno che comincia a parlare di pena di morte, però dopo qualche settimana, dopo qualche mese non si sente più parlare di niente, i giornali si dedicano ad altro, come mai? Il fatto è che purtroppo tutti siamo coinvolti dal malcostume dilagante, siamo portati a essere indulgenti con il prossimo e c'è una cultura mafiosa troppo diffusa, ovunque. Che cos'è questa cultura mafiosa? Il cardinale Pappalardo dice che cultura mafiosa è il clientelismo e il favoritismo insieme elevati al sistema di vita, politica, amministrativa, eccetera. E credersi sicuri perché protetti da un amico o da un gruppo di persone. E cultura mafiosa calpestare impunemente le leggi. Questa cultura mafiosa, secondo me, costituisce il liquido di coltura nel quale sguazza la piovra, il terreno fertile per la mala pianta. Se noi cominciamo dalle scuole a lottare contro questa cultura mafiosa, possiamo dare un contributo anche alla eliminazione del fenomeno mafioso, ma su questo si soffermerà il giudice Borsellino, un magistrato che da 26 anni si trova in prima linea nei punti proprio nevralgici degli uffici della magistratura. Quest'estate ha dato il via a un dibattito sui problemi della magistratura e delle forze di polizia che operano in prima linea nella lotta alla mafia e attraverso questa iniziativa la stampa e l'opinione pubblica hanno prestato una notevole attenzione in un periodo, quello di agosto, in cui generalmente la gente pensa a tutt'altre cose. Ecco, a lui lo dico. Grazie, vi ringrazio di essere intervenuti così attenti e così numerosi. Io lavoro in una nella più lontana provincia d'Italia, nella provincia di Trapani, e nonostante i miei impegni di lavoro non me lo dovrebbero consentire spesso, io amo spesso incontrarmi con gli studenti di quella provincia e soprattutto con quelli di una zona di quella provincia che si chiama Belice, una zona interessata anni fa da un violento terremoto, sottoposta a profondi sconvolgimenti, è stata quasi tirata fuori dal terremoto da una condizione di degrado economico e di sottocultura. Non amo però, quando mi incontro con gli studenti, in un certo qual senso parlare di mafia o parlare di mafia come spesso coloro che mi ascoltano si aspettano, cioè di fatti inerenti alla criminalità mafiosa, dei fatti che mi sono, dei quali per ragioni professionali mi sono dovuto occupare, perché mi sembra estremamente più importante quando si parla con degli studenti di scandagliare quali sono le ragioni di fondo, culturali, economiche, sociali, per cui non solo esiste questo fenomeno, perché il fenomeno si è radicato in Sicilia per ragioni storiche, peraltro non del tutto ancora ben chiarite, ma quali sono le ragioni culturali e socio-economiche per le quali questo fenomeno è così o sembra così invincibile, nonostante l'impegno di tanti magistrati, di tante forze dell'ordine, di tanta attenzione che va crescendo dall'opinione pubblica. Quindi io vorrei brevemente accennare a queste ragioni per la parte che credo possa più interessare una popolazione studentesca, lasciando poi evidentemente invece un po' di spazio per le domande che voi vorrete porre a me o al professore o porvi tra di voi. E vorrei cominciare dicendo che in un tempio della cultura qual è la scuola non si può soprattutto non parlare di quella che io chiamo la cultura della legalità, una cosa che probabilmente a scuola si insegna molto poco, sulla quale ci si sofferma molto poco, ma che mi sembra
estremamente importante. Che cosa io intendo per cultura della legalità? Intendo sapere e recepire appieno che cosa sono le leggi e perché le leggi debbono essere osservate. Le leggi, brevemente, senza volere entrare in definizioni scientifiche, sono dei comandi o dei divieti che dà lo Stato, comandi e divieti che normalmente che prescrivono certe attività o vietano certe attività, che normalmente sono accompagnate dalla cosiddetta sanzione, cioè se si compie un'azione che lo Stato proibisce o se non si compie un'azione che lo Stato impone, lo Stato impone una sanzione e a secondo il tipo di sanzione che lo Stato impone le leggi si distinguono in leggi penali o in leggi civili, diciamo questa grossa distinzione, sono poi le leggi amministrative. E cioè, tanto per fare un esempio, se io costruisco una casa aprendo una finestra sul fondo del vicino, poiché questa azione è proibita dalla legge, cioè bisogna osservare certe distanze, non si può andare a guardare da presso nel fondo del vicino, lo Stato impone una sanzione civile, cioè il vicino può costringermi a farmi chiudere questa finestra. Se io, nonostante lo Stato mi impedisca di uccidere, cioè fare l'esempio del delitto più grave, e io uccido il mio prossimo, lo Stato mi punisce con una determinata pena da 21 a 24 anni di galera o ancora di più se ci sono delle aggravanti. E allora verrebbe fatto di pensare che le leggi vengono osservate soprattutto perché se non si osservano le leggi ci sono queste sanzioni, sia penali se si tratta di legge penale, sia civile se si tratta di legge civile. E non è vero, perché le leggi non vengono osservate dalla maggior parte della popolazione, perché nel caso in cui non venissero osservate si rischia di sottostare alla sanzione stabilita dalla legge. La legge, la maggior parte della popolazione li osserva, o dovrebbe osservarli, perché consente alle leggi, cioè ritiene che si tratta di comandi o divieti giusti. La maggior parte di noi non apre finestre sul fondo del vicino, non fa sorpassi in curva per strada, non commette altro tipo, non uccide, non ruba, non perché teme che violando questa legge possa incorrere in una sanzione penale o civile, ma osserva queste leggi perché ritiene che sia giusto non aprire finestre sul fondo del vicino, non uccidere, non sorpassare in curva e comunque è inutile ancora dilungarsi per tutti, con riferimento a tutti quei comandi o divieti che la legge impone. Perché altrimenti, se così non fosse, se le leggi non fossero osservate soprattutto perché i cittadini consentono alla legge, ritengono giusto e ritengono doveroso quel divieto, beh, non basterebbero tanti carabinieri quanti sono i cittadini della Repubblica Italiana, perché ce ne vorrebbe almeno uno per ogni persona per sorvegliarlo e saltargli addosso non appena commette il divieto. Invece voi sapete che la maggior parte della popolazione osserva le leggi perché sente di doverle osservare, non perché teme il divieto. Ma è chiaro che tanto più queste leggi vengono osservate, quanto più si ritiene che le leggi siano giuste, cioè quanto più il cittadino tende ad identificarsi con l'istituzione che queste leggi promuovono, tanto più quindi quanto il cittadino si sente partecipe, parte integrante dello Stato, del Comune, della provincia, della regione, cioè di quell'organo che emana queste leggi. Perché quanto più comincia per una qualsiasi ragione a ritenersi estraneo a questa istituzione, tanto meno osserverà i comandi che da queste istituzioni promanano. E allora ci vorranno sanzioni più forti per avvenire. Questo è quello che per ragioni storiche è avvenuto nella gran parte del meridione d'Italia e soprattutto in Sicilia, perché proprio lì, per una vicenda storica o socio-economica che si chiama grosso modo
questione meridionale, il cittadino del meridione si è sentito lontano, si è sentito estraneo allo Stato. Conseguentemente l'impulso istintivo di osservare le leggi non è stato mai sentito pesantemente, ecco perché in queste regioni, soprattutto nelle più grosse regioni meridionali, quali la Campania, la Calabria e la Sicilia, si sono create queste situazioni generalizzate di disaffezione alla legge, di non osservanza della legge, che con varie articolazioni, sia in Sicilia, sia in Calabria, sia in Campania, hanno provocato il sorgere nella storia, il fenomeno di queste grosse organizzazioni criminali. Perché? Perché ci sono dei bisogni del cittadino che sono il bisogno di giustizia, il bisogno di sicurezza, il bisogno di sicurezza dal punto di vista civile sia dal punto di vista economico, che il cittadino chiede naturalmente che gli vengano assicurati, queste esigenze gli vengano assicurate da un'istituzione sovrapersonale qual è lo Stato, inteso in tutte le sue articolazioni, Stato, Comune, Provincia, eccetera. Quando ritiene che non gli vengano assicurati, quando non si identifica, quando non ha la fiducia nelle pubbliche istituzioni, cerca naturalmente di trovare dei surrogati a queste esigenze che lui ricerca. Vi faccio qualche esempio, probabilmente più facile da capire: se il cittadino vuole reagire o vuole recuperare, vuole reagire a un danno subito, ad esempio uno scippo o una rapina, e ha la sensazione che le istituzioni non gli assicurino la risposta a questo danno che ha subito, se c'è un'organizzazione la quale sostanzialmente apparentemente tende a presentarsi come un'organizzazione in grado di fargli recuperare questa riportiva o impedire che per le strade avvengano le rapine, si rivolge a questa organizzazione. Questa è una delle ragioni per le quali queste organizzazioni criminali riescono a trovare addirittura un grosso consenso nella popolazione, cioè quel consenso che invece dovrebbe essere rettamente indirizzato nei confronti delle istituzioni pubbliche e dello Stato. E se passiamo, questo mi sembra che sia un istituto che si occupi del commercio, dico, se passiamo più specificamente al campo che di più vi interessa, è chiaro che nella vita ordinaria e civile che si svolge nella vita economica di ogni cittadino, regolata nei nostri primi dal libero mercato, è chiaro che i vari contraenti, siano essi imprenditori, siano essi industriali, siano essi soggetti economici in genere, hanno bisogno naturalmente per le loro contrattazioni di una fiducia, di quella che io vorrei chiamare fiducia, cioè la fiducia di poter svolgere liberamente la contrattazione con il proprio contraente, il quale rispetterà i patti, mi pagherà quel determinato prezzo che io gli ho imposto, cioè che abbiamo concordato per la vendita e che mi dovrà dare, mettiamo, tra 30 giorni. E se io ho un'industria, ho bisogno che mi si assicuri intorno la fiducia, cioè che io possa trattare con i miei operai a determinate condizioni senza che queste condizioni vengano rotte o non vengano rispettate una volta che i patti vengano firmati, eccetera. Quando questa fiducia chi la deve assicurare? La fiducia chiaramente la deve assicurare lo Stato, la deve assicurare sia assicurando le generali condizioni perché le contrattazioni private si possono svolgere in un clima di reciproca fiducia, sia intervenendo allorché da queste contrattazioni nascono delle controversie, allora intervenendo con l'amministrazione giudiziaria per risolvere queste controversie. Se il mio vicino non mi paga, se il mio congiunto non mi paga, io devo essere in condizione di rivolgermi a un giudice che lo condanni a pagare e che mi assicuri la possibilità di eseguire, di riprendermi quello che io ho dato, di eseguire l'esecuzione immobiliare, i miglioramenti, così via dicendo. Quando queste cose non funzionano,
funziona. Cioè, quando questo clima di reciproca fiducia non viene assicurato dallo Stato, non funzionano perché la società civile non è ben vigilata dalla presenza pesante dello Stato, pesante in questi sensi, o quando nel caso di controversie nascenti tra le parti, lo Stato con un'amministrazione della giustizia che è allo sfascio e che è inefficiente non assicura la possibilità di risolvere pacificamente queste libere contrattazioni, anche in questo caso, se esiste, se storicamente si è formata una organizzazione criminale in grado di assicurare qualcosa del genere, un surrogato di questa fiducia che lo Stato deve poter assicurare tra tutti i cittadini, ecco che queste organizzazioni traggono forza, perché un surrogato di questa fiducia le organizzazioni criminali di tipo mafiosa riescono ad assicurarlo, nel momento in cui anche nel caso in cui il mio vicino non mi paga, perché hanno questa minaccia del se io mi rivolgo a loro, se i cittadini ci si rivolge a loro nella popolazione meridionale, si ha la possibilità di recuperare un debito che la giustizia non mi può far recuperare presto, perché una causa civile dura 10 anni o 20 anni. O viceversa, io posso rivolgermi a taluno al quale, pagando una tangente, pagando un pizzo, in realtà mi dà un servizio, mi protegge, nel senso che mi assicura che la mia fabbrica non sarà oggetto di attentati o non mi faranno ruberie o qualcosa del genere. Cioè la mafia nasce e si presenta come qualcosa che assicura questi servizi. Naturalmente questi servizi non li può assicurare a tutti, perché per dare ad uno deve togliere all'altro, mentre la fiducia che lo Stato dovrebbe dividerle imparzialmente a tutti i cittadini, la fiducia che distribuiscono l'organizzazione criminale è una fiducia a somma zero, zero, perché per fare il vantaggio di uno le organizzazioni criminose debbono fare necessariamente lo svantaggio degli altri. La vera essenza della mafia è questa. E quando ancora, per scendere ancora più nel particolare, il cittadino ritiene talmente inaffidabile la pubblica amministrazione che non la ritiene sostanzialmente affidabile nel momento in cui distribuisce le commesse, gli appalti pubblici, eccetera, e cioè in quella distribuzione di ricchezza che purtroppo nel meridione è molto più ampia della produzione di ricchezza. Nel meridione soprattutto si distribuiscono risorse piuttosto che creare risorse. Però quando lo Stato non si presenta con una faccia pulita tale da assicurare la imparziale distribuzione di queste risorse, allora ecco che il veicolo in cui si inserisce l'organizzazione criminale, alla quale rivolgendosi si ha quantomeno la speranza di riuscire ad accaparrare quella commessa, quell'appalto pubblico, quella possibilità di lucrare sulla distribuzione di ricerche pubbliche. Ed ecco perché queste organizzazioni criminali hanno sempre cercato di inserirsi nel mondo, nel potere politico, nel potere burocratico, per avere proprio le leve per inserirsi in queste fasi di distribuzione della ricchezza. Quindi è errato quando si pensa che la mafia sia soltanto un supporto, una conseguenza del mancato benessere economico. Tant'è che da taluni sono sostenuti tipi di intervento quali: più soldi diamo, più possibilità di lavoro diamo, più risorse dispensiamo, allora in questo modo sparirà la mafia. E no, perché in realtà lo Stato ha sì il dovere e il bisogno di intervenire dove vi sono sacchi di disoccupazione, sacchi di miseria, sacchi di emarginazione, ma quando interverrà con un aspetto tale da non riuscire a captare la fiducia dei cittadini sulla imparziale ed equa distribuzione di queste risorse, le organizzazioni criminali, anzi, da questo profluvio di risorse in più, si inseriranno per poter meglio lucrare. Pensate soltanto, l'avrete probabilmente letto nei giornali, quello che è avvenuto in Irpinia con riferimento alla ricostruzione del dopo terremoto. È stata una torta meravigliosa messa a disposizione di una di queste organizzazioni che si chiama Camorra, la quale non soltanto
si è accaparrata gran parte di queste risorse, ma in più si sono scannati tra di loro per vedere come meglio se dovevano distribuire da loro delinquenti. La vera essenza, la vera causa dell'esistenza delle organizzazioni mafiose è questa. Poi si è avvenuto qualche cosa di ancora più grave, perché negli anni tra il 70 e l'80 la mafia si è impossessata del monopolio del traffico delle sostanze stupefacenti. Badate bene, il traffico delle sostanze stupefacenti non l'ha inventato la mafia, è nato fuori dalla mafia, è stato gestito a lungo da organizzazioni non mafiose. In principio in Europa furono i cosiddetti manzigliesi che se ne occuparono. La mafia non si occupava di queste cose, era addetta a tutt'altro, a quelle cose di cui ho parlato prima. Se non che a un certo punto la mafia scoprì che, interessandosi di questo traffico, i suoi profitti potevano essere enormemente moltiplicati e si impossessò, tra l'indifferenza generale tra gli anni 70 e gli 80 e gli anni 80, del monopolio del traffico delle sostanze stupefacenti. E mentre prima era solo un'organizzazione parassitaria che si inseriva nel modo come ho cercato di descrivervi nella distribuzione delle risorse, cominciò addirittura a produrre queste risorse e a locupletarsi in maniera incredibile. E allora è diventato davvero un grossissimo problema nazionale, perché altro è un'organizzazione che agisce illecitamente in un campo che però economicamente resta limitato, geograficamente resta limitato a alcune regioni, altro è che questa organizzazione diventi potentissima perché ha la disponibilità di risorse così enormi che talvolta raggiungono quasi le disponibilità o le cifre di bilanci di piccoli o grossi stati. E diventando così enorme e dovendo gestire questi enormi capitali, che cosa ha fatto? I capitali come si gestiscono? Si vanno a cercare dei mercati dove poterli poi impiegare nelle attività che noi chiamiamo paralecite, cioè le attività nascono da un'impresa, ma poi bisogna impiegarle da qualche parte. E la mafia va a cercare naturalmente i mercati più ricchi, che non sono i mercati del sud, sono i mercati del nord, sono Milano, sono Torino, sono le zone al centro dove i capitali impiegati fruttano di più. Tuttavia, nell'impiegare questi capitali si è portato appresso quella carica di violenza e di delinquenza attraverso i quali questi capitali erano stati accumulati, si è portato appresso quella tendenza monopolistica che hanno queste organizzazioni, che non pensano tanto a far meglio del proprio concorrente, ma pensano decisamente a farlo fuori. In Sicilia c'è un proverbio che dice: il nemico è chi fa il tuo mestiere, perché in realtà la normale concorrenzialità di mercato la viene intesa anche culturalmente in un senso del genere, cioè io nel momento in cui sono in concorrenza con taluno mi riesce molto più facile o più semplice eliminarlo non soltanto fisicamente, ma ad esempio pagando il mafioso, il quale protegge me e non protegge lui, fa saltare la fabbrica. Dico, questa enorme potenza economica che la mafia ha acquisito, che non aveva prima e che ha acquisito con il traffico delle sostanze stupefacenti, che la porta naturalmente a riversare la sua attenzione su dove esistono i più grossi mercati, ha portato questa spinta notevole di espansione della mafia verso i centri più ricchi del mercato, e cioè nel nord Italia. Espansione che si era già verificata per altri. C'è ragioni, ma non così importanti come questa, che è la vera ragione. Spesso si è parlato contro il soggiorno obbligato, si è detto che mandando i mafiosi a svernare il soggiorno obbligato a nord si è esportata la mafia. Badate, il soggiorno obbligato l'ha fatto pure dei danni, ma anche se il soggiorno obbligato non ci fosse mai stato, la mafia sarebbe comunque arrivata sotto questa forma per impiegare questi grossissimi capitali, sarebbe arrivata comunque al nord, perché è chiaro che quando si hanno questi grossi capitali non ce ne se ne sta per farli fruttare in un'area economica depressa come può essere la Sicilia o la Calabria o la Campania, ma si va dove i capitali fruttano di più, cioè al nord Italia, e dove appunto assieme a questi capitali arriva questo modus facendi di violenza, arriva questa specie di distorto sistema
di trattare i propri affari economici che hanno i mafiosi. Se queste sono le ragioni di fondo del pericolo e della persistenza delle attività mafiose, non illudiamoci che le azioni giudiziarie, per quanto penetranti possano essere, possono fare piazza pulita della mafia. Si potrà accertare l'esistenza di quello o di quell'altro mafioso, raggiungere le prove e condannarlo, se non si incide a fondo sulle cause che generano la mafia è chiaro, e che fanno persistere la sua pericolosità, è chiaro che ce lo ritroveremo davanti così come era prima. Tutti abbiamo assistito al grande clamore che si è fatto attorno al maxi processo di Palermo. Finito il maxi processo, si è cominciato con te da capo, ma è evidente, perché quando un'azione è soltanto giudiziaria e repressiva, e così soltanto poteva essere quella della magistratura e della polizia, e non incide sulle cause di fondo del fenomeno, è chiaro che ce la saremmo dovuti ritrovare davanti così come ce ne siamo ritrovati. La verità è che vi è stata una delega inammissibile a magistrati e polizia di occuparsi essi solo della mafia. Poi lo Stato non ha fatto sostanzialmente nulla. Non ha fatto nulla perché era un'amministrazione della giustizia efficiente, in senso soprattutto civile, a cui il cittadino si potesse rivolgere quando doveva risolvere i suoi problemi. Noi sappiamo il grande sfascio che c'è nella giustizia, soprattutto civile, in Italia. Non è possibile fare una causa e concludere in termini minori di 10 anni o 12 anni. Non ha fatto nulla per dare alle pubbliche amministrazioni, soprattutto a quelle locali, mi riferisco al meridione, ma ci sono grossi problemi del genere anche in tutte le altre parti d'Italia, l'ha fatto tutto per dare un'immagine credibile. Il Presidente della Regione Siciliana poche settimane fa ha dichiarato pesantemente che le USL, cioè le unità sanitarie locali siciliane, subiscono enormi e non resistono a grossissime pressioni mafiose, decisivi, ha detto addirittura, nella formazione degli esecutivi. Cioè sostanzialmente che si sono inseriti anche lì pesantemente i mafiosi, perché le USL oggi amministrano enormi quantità di denaro per quella che dovrebbe essere l'adempimento delle condizioni di salute di tutti i cittadini, che allora si dispettano in mille rivoli, creando anch'esso una sanità allo sfascio. Che cosa si è fatto per dare allo Stato in queste regioni e comunque dovunque in Italia un'immagine credibile? Si è fatto ben poco, non ci si è posti questo problema, sino a quando questo problema non è stato risolto, ed è un problema che ovviamente interessa tutti e non interessa soltanto i siciliani, ci ritroveremo la mafia sempre più forte e sempre più pesante di prima, perché sarà nata per ragioni storiche che in questo momento sarebbe troppo lungo e troppo complicato scandagliare, ma c'è e prospera su questo, prospera sulla mancanza di credibilità delle istituzioni statuali. Questa mancanza di credibilità probabilmente c'è dovunque, più o meno accentuata in Sicilia, e soprattutto accentuata con riferimento alla mancanza di credibilità degli enti locali, quelli che stanno più a immediata diretto contatto con i cittadini. Per enti locali mi riferisco al sindaco, mi riferisco ai prefetti, mi riferisco, cioè più che ai prefetti, a quelli, al sindaco, alle unità sanitarie locali, ai vari enti o alle varie aziende che agiscono in sede locale, che sono quelle che il cittadino vede. Comunque c'è questa mancanza di credibilità, in realtà c'è in gran parte anche nel resto d'Italia, e siccome la mafia forte oggi, della potenza economica enorme che ha per il traffico di sostanze stupefacenti, tende a operare in qualsiasi parte della regione italiana, ecco perché questo diventa un problema di tutti, e diventa un problema di tutti non gridando che il giudice deve arrestare più persone o la polizia deve presidiare più strategie, perché la vera risoluzione sta nell'invocare, nel lavorare perché uno Stato diventi più credibile, perché noi ci possiamo identificare di più in queste istituzioni. Mi riferisco al mio inizio circa la cultura della legalità, perché sola questa è la via che col passare degli anni, perché non si tratta di un fenomeno di facile o immediata risoluzione, ci porterà un giorno ad avere sì della criminalità, perché la criminalità si può contenere ma non far scomparire del tutto, è un dato storico ormai accettato, ma ci porterà a non avere più questa pericolosissima forma di criminalità, il cui pericolo, la cui caratteristica principale sta proprio questa, nel confondersi e nello stravolgere il senso vero
delle istituzioni statuali. Grazie. Poca possibilità lì dentro addirittura di far scuola
o di fare attività sportive o di fare cultura o di fare opera di rieducazione, di riabilitazione. È chiaro che le carceri diventano soltanto un posto dove si è privati della libertà e in più si sta assieme ad altri delinquenti e quindi non ci si redime affatto, ma si diventa più delinquenti, ma non per, sicuramente per malvolontà dei direttori delle carceri o dei giudici sorveglianti. Quando io vado a interrogare i detenuti nel carcere di Marsala, devo chiedere, siccome normalmente quando si interroga di un detenuto si ha almeno 4 persone, ci vuole un giudice, un segretario, l'avvocato che difende l'imputato e l'imputato, se ci vogliono 4 persone, mi sembra che ci vogliono pure 4 sedi. Al carcere di Marsala, che è sede di tribunale, non ci sono 4 sedi a disposizione del giudice. E la sedia va, deve essere chiesa in prestito qualche sgabello in una cella di qualche detenuto. Il detenuto deve venire in una sala interrogatoria con lo sgabello sotto braccio. Questa storia dura da 3 anni e tu mi parli di rieducazione dei carcerati, ma lì bisognerebbe cominciare a rieducare gli sgabellieri, che dovrebbero per poter fare almeno gli interrogatori in modo decente. Questa è la situazione, è una poca, anzi punta, attenzione dello Stato a questi problemi, una poca o quasi nulla destinazione di risorse finanziarie a questi problemi. Passo. La legge Rognoni La Torre, che fu emanata, come sai, in un momento, fu emanata con grosso ritardo rispetto al momento in cui bisognava emanare una legge del genere, ma è stata emanata in un momento di particolare emozione nascente appunto da tutto quello che stava avvenendo a Palermo e dai delitti cosiddetti eccellenti, tra i quali quello proprio di La Torre, perché la legge Rognoni La Torre fu approvata dopo l'uccisione di colui che l'aveva proposta. Questa legge evidentemente risentì parecchio della fretta con la quale fu discussa e approvata dal Parlamento e si manifestarono tutta una serie di difficoltà operative che finirono questa legge per renderla addirittura invisa anche a coloro che non avevano nulla o parti di questa legge non avevano nulla a che fare con le organizzazioni mafiose, ad esempio il caso delle certificazioni antimafia che erano intese o regolate in modo così burocratico, cioè ogni impresa che doveva accedere a una commessa pubblica, uno Stato eccetera, doveva presentare tutta una serie di documentazioni che hanno rallentato enormemente, intese in senso burocratico e difficile da gestire, che hanno rallentato enormemente la possibilità di operare contrattando con lo Stato di imprese che nulla avevano a che fare con le organizzazioni mafiose. Sono state le modifiche delle misure del soggiorno obbligato, sono state le modifiche della diffida, sono state modifiche o sono allo studio tuttora modifiche che riguardano ad esempio la gestione dei patrimoni sequestrati, perché è giusto che il patrimonio accumulato illecitamente sia sequestrato, ma questi patrimoni non è che sono soltanto brillanti, gioielli o beni i quali hanno un valore di per sé, si mettono nel cassetto e si possono tenere nella cassaforte. Spesso questi patrimoni si portano dietro coloro che lavorano sui patrimoni. Ad esempio, il sequestro di un'azienda comporta o potrebbe comportare la perdita di centinaia o di decine di posti di lavoro. Perché? Perché la legge Rognoni La Torre regolava sequestro e quindi addirittura la gestione dei beni sequestrati secondo i criteri che si rifacevano grosso modo alla legge fallimentare, cioè ad esempio il sequestrante o il curatore, il custode di questi beni, perché sequestrati talune beni che possono essere custoditi da qualcuno sino al momento del sequestro, credo che veniva pagato 100 lire al giorno o qualcosa del genere, non aveva nessun interesse a continuare a fare funzionare questa azienda, quindi questi patrimoni sono stati sequestrati per le cifre che ha detto il professore di miliardi, che non
sono molto, non ho molta familiarità con le cifre, però io mi domando quanto valgono, cioè probabilmente valgono niente, valgono nulla, perché la maggior parte delle imprese sequestrate sono imprese che a un certo punto si sono dovute chiudere, non sono andate più avanti e si sono persi dei posti di lavoro, si è persa ricchezza, si è persa la possibilità di far lavorare su queste imprese. Ecco, le modifiche sia in parte approntate sia in parte allo studio della legge del regolatore riguardano questo aspetto che dalla legge era stato trascurato per l'emotività o per la fretta con cui venne approvato. E poi mi sembra di aver già accennato, vi sono state introdotte notevoli modifiche alle misure della personale, della diffida, del soggiorno obbligato, che ormai venivano rifiutate, erano usati soprattutto in modo distorto e avevano provocato delle reazioni non sempre giustificate, ma talvolta che avevano un loro fondamento, sia nei criminali che si vedevano così talvolta eccessivamente penalizzati con una misura che li metteva lontano dal loro luogo d'origine e soprattutto dalle loro famiglie, sia dalle popolazioni che dovevano sopportare questi soggiornanti che per la maggior parte non li sopportavano con grosso piacere, perché si facevano nuocere o per la naturale diffidenza a colui il quale si porta dietro una carica criminale. Dalla lettura dei fascicoli che ci sono consegnati in classe emergono dei fatti che quanto pare la legge non considera. Come mai succede questo? Guarda, io prima dovrei conoscere questo fascicolo, se tu mi illustri di che si tratta. Io questo se sono consegnato da poi il 2008 non è stato tanto gentile, lo consegnavo non a lei. Quindi questa vicenda si riferirà soprattutto alle ultime vicende di cui volete fare il novello. Io, se mi consenti, questa polemica riguardante il pull antimafia l'ho iniziata io, che non faccio più parte da tempo del pool antimafia, cioè non faccio parte del pool antimafia dall'agosto del 1986, ho continuato a lavorare in collegamento con questi colleghi, mi sono fatto carico di questi problemi quando ho avuto la sensazione che stava succedendo qualcosa che dal mio punto di vista ovviamente non potevo apprezzare. Ho rilasciato dapprima una dichiarazione a un convegno e poi con due interviste ai giornali Repubblica e l'Unità, ho detto che si stava, che era in atto una vera e propria smobilitazione del pool antimafia di Palermo. Non che il pool antimafia sia la bacchetta magica per risolvere il problema della mafia, stiamo attenti, non lo era la bacchetta magica, ma era l'unico organo che facesse effettive investigazioni e quindi almeno li facesse con un metodo che aveva portato a notevoli risultati. Io lanciai un allarme dicendo: parate, poiché oggi non è che il pool antimafia risolve il problema della mafia, ma è l'unico che fa effettive investigazioni con metodi ormai affinati, non mettetelo nelle condizioni di non dover lavorare più. Vi fu, come tu sai, una ampia polemica sui giornali per tutto il mese di agosto del 1988, si risolse la vicenda dopo una prima insoddisfacente decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, che fu a metà di settembre una decisione del Consiglio Superiore della Magistratura che riconosceva la validità di questo pool antimafia, che raccomandava di farlo continuare a lavorare così come aveva lavorato prima. Da quel momento sono successe altre cose, sembra che ci siano ulteriori difficoltà. Io non so se, purtroppo non ho letto questo articolo, se il professore Guidotto afferma qui a chiare lettere che questo sgambetto che sarebbe stato dato al pool o a Falcone sia stato uno sgambetto intenzionale. Siccome sono magistrato e devo parlare sempre con riferimento a prove, devo dire che in realtà si è verificato una notevole difficoltà di funzionamento e si continua tuttora a verificare una notevole difficoltà di funzionamento di questo pool antimafia. Non ho prove che vi sia una
intenzione o un disegno determinato per non farlo funzionare, c'è qualcuno che autorevolmente lo afferma. Il giudice non può seguire ovviamente metodi diversi nel giudicare un reato di mafia o nel giudicare un reato commesso alla delinquenza ordinaria. Sono diversi, tuttavia, i metodi di indagine. Sono diversi i metodi di indagine perché normalmente un reato commesso alla delinquenza ordinaria è un reato che il giudice è un reato che si è già esaurito nel tempo e che il giudice deve, avvalendosi della polizia e delle tecniche investigative, ricostruire e poi, cioè ricostruire quello che è avvenuto e poi ritenere quale sia la più, nel momento giudicante, quale sia la sanzione più importante, la sanzione giusta da applicare. Il reato di mafia e soprattutto il reato di associazione mafiosa è un reato che mentre il giudice sta indagando su di esso e addirittura mentre il giudice sta giudicando è un reato che si sta ancora compiendo, cioè non è un fatto storico esauritosi nel tempo, è qualcosa che ancora continua a produrre i suoi danni a causa del perdurare dell'operatività di chi lo commette mentre il giudice sta giudicando. È chiaro quindi che mentre il giudizio deve sottostare sempre soltanto alla legge e quindi i criteri di giudizio sono identici, sono estremamente diversi i momenti di approccio investigativo a queste realtà completamente diverse, quali sono i reati commessi dalla delinquenza ordinaria e i reati commessi dalla delinquenza mafiosa. Inoltre tieni presente che normalmente una delle forze su cui si basa la delinquenza mafiosa o l'organizzazione mafiosa è quella che noi definiamo e che viene comunemente definita omertà, cioè vi è una legge fondamentale delle organizzazioni mafiose che è quella del silenzio. Silenzio, cioè tanto per cominciare si comincia sempre a negare e non si ammette mai non solo di far parte dell'organizzazione mafiosa, ma non si ammette mai l'esistenza di questa organizzazione mafiosa. Vi è una regola non scritta di Cosa Nostra che noi abbiamo appreso dalle dichiarazioni dei pentiti, secondo cui il mafioso giura per la vita di non ammettere mai che esista Cosa Nostra. Questa omertà è un'omertà che è diventata un dato addirittura subculturale di tutti, larga fascia della popolazione. Conseguentemente le possibilità di apprendere da testi che è stato commesso questo o quel delitto di stampo mafioso sono minime, ed essendo minime il giudice deve ricorrere ad altri tipi di accertamento e il giudice deve ricorrere a soppesare, a valorizzare al massimo quelle ombre che riesce a captare in questo mondo criminale che addirittura, nega addirittura del tutto l'esistenza di se stesso e che quindi non offre grossi approcci probatori al giudice. Ecco perché si giudica, è chiaro, nello stesso modo se un delitto è mafioso o non è mafioso, ma le investigazioni e la tecnica di investigazione di approccio a questi delitti cambiano enormemente e occorrono grosse specializzazioni quando ci si approccia a un delitto di un genere o ci si approccia a un delitto di un altro genere. No, la legalizzazione degli stupefacenti non può rappresentare un momento per combattere la mafia, intanto perché, come mi sembra di aver chiarito, non bisogna stabilire un'equazione assoluta tra mafia e traffico delle sostanze stupefacenti. La mafia esisteva ancora prima del traffico delle sostanze stupefacenti e probabilmente se per miracolo divino questo traffico scomparirà, la mafia continuerà a esistere ancora dopo, perché l'essenza della mafia non è il traffico delle stupefacenti. Pensate che i primi trafficanti di stupefacenti in Italia non furono i mafiosi, furono i contrabbandieri di tabacchi lavorati esteri, perché avendo dei canali per importare i tabacchi
li utilizzarono per importare qualcosa che prendeva molto di più, ma prendeva molto meno spazio. Una nave poteva portare centinaia di casse di tabacchi lavorati esteri, portava facilmente un pacchetto che valeva tanti miliardi di più di tutti quei tabacchi. Fu in un secondo tempo che la mafia, accortosi della importanza del business, cooptò dentro di sé questi contrabbandieri, i vari Michele Zazza, Nunzio La Mattina, Spataro, citato dal professore Guidotto, non nascono come mafiosi, nascono come contrabbandieri di sigarette, diventano mafiosi in un secondo momento quando la mafia li coopta, addirittura forse li costringe a entrare in un'organizzazione mafiosa per impossessarsi di questo traffico. Oggi è vero che la mafia, il business più importante della mafia è il traffico di sostanze stupefacenti, e qualcuno ha sostenuto, beh, se noi eliminiamo il traffico clandestino e legalizziamo il consumo di droga, abbiamo contemporaneamente levato dalle mani alla mafia la possibilità di completare tutti questi guadagni illeciti ed essere così potente. Tuttavia, forse non si riflette che la legalizzazione del consumo di droga non elimina affatto il mercato clandestino. Anzi, avviene che le categorie più deboli e meno protette saranno le prime a essere investite dal mercato clandestino, perché qualsiasi forma di legalizzazione, io non riesco ad esempio ad immaginare una legalizzazione che consenta al minore di entrare in farmacia e andarsi a comprare la sua dose di eroina, perché una legislazione del genere, tra l'altro in Italia, alla luce dei nostri principi costituzionali, non è possibile. È chiaro quindi che ci sarebbe questa fascia dei minori che sarebbe immediatamente investita dal residuo traffico clandestino. Resisterebbe poi un ulteriore traffico clandestino, che è quello delle droghe micidiali, il quale lo Stato per la stessa ragione non potrebbe mai liberalizzare. C'è questa famosa droga che si va diffondendo in America che rischia di uccidere anche alla prima assunzione, che si chiama crack. È chiaro, lo Stato così non può liberalizzare il consumo di stricchinina, non può già legalizzare il commercio del crack, e quindi si incrementeranno queste droghe proibite. E poi ci sarà un'ulteriore parte del mercato clandestino dovuto a tutti coloro che per qualsiasi ragione non vorranno ricorrere al mercato ufficiale, per non essere schedati, per non essere individuati, per ragioni sociali, per sapere, e non è, quindi resterebbe una residua fetta di mercato clandestino che diventerebbe estremamente più pericoloso, perché diretto a coloro che per ragioni di età non possono entrare nel mercato ufficiale, quindi alle categorie più deboli e più da proteggere, e verrebbe alimentata inoltre alle droghe più micidiali, cioè quelle che non potrebbero essere vendute in farmacia, non fosse altro perché i farmacisti a buon diritto si rifiuterebbero di vendere. Conseguentemente mi sembra che sia da dilettanti di criminologia quello di pensare che liberalizzando il traffico di droga sparirebbe del tutto il traffico clandestino e si leverebbero queste unghie all'artiglio della mafia. E inoltre, come ti ho detto, ammesso che per assurda ipotesi questa liberalizzazione, che già produrrebbe danni enormi di altro genere, potesse levare dalle mani quest'artiglio, dalle unghie della mafia, siccome la mafia non è, e non è soltanto il traffico delle sostanze stupefacenti, riconvertirebbe immediatamente la sua attività e pesantemente ad altri settori. Prova ne sia che in realtà oggi noi stiamo vivendo un momento in cui non che sia diminuito il traffico delle sostanze stupefacenti, ma sono diminuiti i proventi provenienti dal traffico, perché oggi la mafia, che prima raffinava e poi vendeva, non raffina più. Non fosse altro perché i paesi dell'estremo oriente hanno imparato perfettamente a raffinare, e oggi l'eroina viene importata già raffinata e perfettamente raffinata dalla Thailandia e dagli altri paesi. Naturalmente la mafia ci ha perso un grosso guadagno, perché prima per ogni lira di morfina di base raffinata si ricavavano 100 lire di eroina che se ne ricava. Oggi invece l'eroina magari si comprerà a 50 e si venderà a 100, come vedete i guadagni sono estremamente diminuiti. E che cosa è avvenuto? È avvenuto che la mafia ha perso di potenza, quanto mai? Si è riversata pesantemente nel campo degli appalti, nel campo dell'edilizia. I morti, quella teoria spaventosa,
spaventosa di morti che è avvenuto quest'anno a Gela, in Sicilia, città di 100.000 abitanti completamente in preda alle organizzazioni mafiose anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, non sono avvenuti per fatti di gioco, sono avvenuti proprio perché lì la mafia si sta organizzando a spartirsi 1.875 miliardi che arriveranno per sovvenzioni pubbliche e da parte di uno Stato così poco credibile da sapere ormai tutti che se le divideranno le organizzazioni mafiose. Lei fa parte del Pool Antimafia, che è un organo formato da più giudici per risolvere un caso. Ma allora perché lo Stato, che ci deve assicurare la giustizia, vuole abolire questo organo? Ma non è che lo Stato voglia abolire il Pool Antimafia. Intanto lo Stato del Pool Antimafia non l'ha mai previsto, perché il Pool Antimafia è nato nella completa assenza di previsione di un organo del genere. Il giudice istruttore, nella definizione legislativa che peraltro risale ad epoca addirittura antecedente alla guerra, è addirittura un giudice che si chiama monocratico, cioè che indaga e decide da solo. Quando ci si accorse a Palermo, io con i colleghi, Falcone, Filello e gli altri che fanno, che le dimensioni delle indagini erano tali, c'era un processo che pigliava tutta questa stanza, le pareti di tutte queste zone, si trattava di qualcosa come, ora penso che si è abbondantemente superato il 1,5 milioni di carte processuali. Cioè quando ci si è accorti che una persona da sola non poteva dominare tutta questa materia processuale, perché gli episodi erano enormi, tantissimi, pensa che la sentenza istruttoria che ha concluso questo processo è formata da ben 8.700 rotti pagine, che per una scriverle una sola persona, evidentemente già soltanto accopiata da qualche altra parte sarebbe stata una fatica immane. E allora abbiamo sperimentato un sistema di lavorare assieme, è stata una sperimentazione estremamente difficile perché non prevista dalla legge e comunque doveva essere fatto senza andare contro la legge, cioè il giudice doveva restare un giudice monocratico ma doveva avere la possibilità di lavorare assieme agli altri. Ed è stato qualcosa che non è che si è creata dall'oggi al domani, ci sono voluti ben 3 anni di tentativi e di sperimentazioni per riuscire a creare qualcosa che funzionasse come quello che oggi si chiama il Pool Antimafia. Una legge per regolarizzarla non è stata mai fatta. A seguito di questa polemica di quest'estate, il Consiglio Superiore ha auspicato che venisse fatta una legge che regolasse l'attività del Pool Antimafia. Il ministro Vassalli, in un'intervista che rilasciò subito dopo la prima delle decisioni del Consiglio Superiore, ha detto che contava di intervenire con una legge che regolasse l'attività del Pool Antimafia. In realtà questa legge, sino a questo momento, non è stata fatta. Probabilmente una ragione che non deve essere andata a ricercare in qualche disegno di non far lavorare comunque il potere, c'è. Noi andiamo incontro a un profondo rivolgimento del nostro processo penale. A fine di anno entrerà in vigore il nuovo codice di procedura penale, che cambia totalmente quelli che sono i principi a cui si ispira il processo attuale, che era diventato per tanti versi ormai non gestibile. E probabilmente questo nuovo codice di procedura penale prevede già qualcosa con riferimento al lavoro di pool, anche se lo prevede con riferimento alla collaborazione fra giudici che appartengono a diverse sedi giudiziarie. So che è in preparazione un'aggiunta a questo nuovo codice che ancora deve entrare in vigore, che riguardi anche la collaborazione tra i giudici che fanno parte dello stesso ufficio come del pool di Palermo, soltanto che questi giudici sostanzialmente saranno aboliti. Oggi le indagini, col nuovo codice, le indagini passeranno dal giudice istruttore al pubblico ministero, cioè non voglio entrare in tanti particolari che potrebbero essere non comprensibili a dei non tecnici, però comunque è estremamente difficile fare una legge che riguardi oggi, che riguardi i pool, e quindi vi sono delle obiettive difficoltà. Purtroppo, in attesa di una regolamentazione legislativa, sembra che a Palermo le difficoltà di funzionamento del pool che io denunciai a luglio in parte continuano tuttora. Chiedo scusa se mi inizio
titoli dei giornali generalmente li scrivono in redazione, cercando di sintetizzare al massimo quanto il giornalista scrive. Io ho scritto 5 pagine e hanno sintetizzato in 4 parole a cosa mi riferivo. Lo sgambetto nelle partite di calcio non serve a vincere la partita, ma è un tentativo di ostacolare la squadra avversaria. Questo tentativo indirettamente serve a vincere poi la partita. Un tentativo attuato secondo una certa logica o filosofia. Il giudice Borsellino dichiarò fino a qualche mese fa tutto quello che riguardava Cosa Nostra passava dalla Stefania di Falcone, adesso la filosofia è un'altra. Tutti si devono occupare di tutto, si tende a dividere la stessa inchiesta in tanti tronconi e si perde la visione del fenomeno. Ci sono seri tentativi di smantellare definitivamente i pool, intanto Cosa Nostra, l'altra squadra, si è riorganizzata come prima, più di prima. Quindi un tentativo c'è stato, in buona o in mala fede non si sa, non ho sostenuto che sia stato un disegno predeterminato, ma c'è stato un incidente di percorso così, avvenuto in buona o in cattiva fede, come avvengono gli incidenti stradali, quasi mai volontariamente, no? Per mancanza di diligenza, certo. Vorrei sapere quali sono gli indizi che fanno pensare che il potere politico sia in collaborazione con la mafia. Pensare che il potere politico collabori con la mafia nel senso che noi giudici attribuiamo alla collaborazione nel reato, perché se questi indizi ci fossero è chiaro che ci sarebbe un numero estremamente ampio di politici incriminati. In realtà il caso almeno rilevante ce n'è stato uno soltanto ed è quello che riguarda l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino. Cioè lì non soltanto si è stato accertato, è stato chiesto al pubblico ministero un via giudizio per questa ragione, non soltanto è stato accertato che questo signore era vicino, aveva delle cointeressenze con le organizzazioni mafiose, ma che addirittura era organico alla stessa mafia, è inserito e quindi aveva commesso il reato di associazione mafiosa. Dalle nostre inchieste sono venute, mi riferisco alle inchieste giudiziarie, perché poi i sociologhi, i politici, eccetera, traggono questi indizi non di realtà, bensì indizi di certe situazioni sociopolitiche da una serie di altri elementi che però non riguardano il magistrato o la magistratura. Io mi riferisco ad indizi e penso che tu avessi chiesto gli indizi, quelli che il codice chiama tali. Ora, io ti dico, sono emersi dalle nostre indagini tutta una serie di rapporti fra esponenti politici e organizzazioni mafiose che nella requisitoria del maxi processo vennero chiamati contiguità, cioè delle situazioni di vicinanza o di comunanza di interessi che però non rendevano automaticamente il politico responsabile del diritto di associazione mafiosa, perché non basta una fare la stessa strada per essere una staffetta. Ma la stessa strada si può fare perché in quel momento si trova, almeno dal punto di vista strettamente giuridico, si trova conveniente fare convergere la propria attenzione sullo stesso interesse. Questo non ci ha consentito dal punto di vista giudiziario di formulare imputazioni su politici, però stiamo attenti. Vi è un accertamento rigoroso di carattere giudiziario che si esterna nella sentenza, nel provvedimento del giudice e poi successivamente nella condanna, che non risolve tutta la realtà, la complessa realtà sociale. Vi sono, oltre ai giudizi del giudice, esistono anche i giudizi politici, cioè le conseguenze che da certi fatti accertate trae o dovrebbe trarre il mondo politico. Esistono anche i giudizi disciplinari. Un burocrate, un alto burocrate che ad esempio dell'amministrazione, il quale
ha commesso dei favoritismi, potrebbe non aver commesso automaticamente perché manca qualche elemento del reato, il reato di interesse privato dell'ufficio, ma potrebbe essere sottoposto a procedimento disciplinare perché non ha agito nell'interesse della buona amministrazione. Ora l'equivoco su cui spesso si gioca è questo: si dice quel politico era vicino al mafioso, quel politico è stato accusato di avere interessi convergenti all'organizzazione mafiosa, però la magistratura non l'ha condannato, quindi quel politico è un uomo onesto. E no, questo discorso non va, perché la magistratura può fare soltanto un accertamento di carattere giudiziale, può dire beh, ci sono sospetti anche gravi, ma io non ho la certezza giuridica, giudiziaria, che mi consente di dire quest'uomo è mafioso. Però siccome dalle indagini sono emersi tanti fatti del genere, altri organi, altri poteri, cioè i politici, cioè le organizzazioni disciplinari delle varie amministrazioni, cioè i consigli comunali o quello che sia, dovevano già avere le dovute conseguenze da certe vicinanze tra politici e mafiosi che non costituivano reato, ma rendevano comunque il politico inaffidabile nella gestione della cosa pubblica. Questi giudizi non sono stati tratti perché ci si è nascosti dietro lo schermo della sentenza, si è detto ah, questo tizio non è stato mai condannato, quindi è un uomo onesto. Ma dimmi un poco, ma tu non ne conosci gente che è disonesta ma non è stata mai condannata perché non ci sono le prove per condannarlo? Però c'è il grosso sospetto che dovrebbe quantomeno indurre soprattutto i partiti politici a fare grossa pulizia, a non soltanto essere onesti ma apparire onesti, facendo pulizia al loro interno di tutti coloro che sono raggiunti comunque da episodi o da fatti inquietanti, anche se non conseguenti reali. I pentiti sono stati utilissimi alla giustizia perché in materia di organizzazione mafiosa hanno permesso qualche cosa che prima veniva ritenuto assolutamente impossibile, cioè hanno permesso di guardare dal di dentro queste organizzazioni sulle quali era difficile addirittura guardare dal di fuori, perché sono stati sempre circondati da un muro di omertà tale che è difficile raccogliere testimonianze sulle organizzazioni mafiose o sulla loro attività. Palermo era naturale, anche nel periodo in cui ci furono quasi 200 vicini in un anno, era naturale che non c'era neanche una persona che aveva sentito gli spari, figurati se qualcuno poteva dire che c'era un'organizzazione mafiosa che aveva organizzato quel delitto, ma hanno avuto una funzione ancora più penetrante. Cioè la mafia aveva un punto di forza in questo metà, nel senso che uno dei complici di un delitto non temeva mai che l'altro complice lo andasse a denunciare o andasse poi un domani a raccontarlo. E questo era un momento di forza e di coesione fortissimo per la mafia. Quando si cominciò a manifestare il fenomeno del pentitismo, in un certo qual senso questa sicurezza finì. Cioè c'era il pericolo che il mio complice di oggi domani diventasse pentito, quindi la fiducia reciproca tra l'organizzazione che appartenente all'organizzazione mafiosa continuò a inclinarsi. Se non che cosa avvenne? Che probabilmente per l'uso scriteriato che dei pentiti è stato fatto, e mi riferisco soprattutto a alcuni clamorosi processi avvenuti non però in Sicilia, è avvenuto che i pentiti sono stati considerati un po' come la scorciatoia dell'acquisizione delle prove. Cioè a un certo punto, quando il pentito andava a raccontare qualche cosa, alcuni giudici o alcuni poliziotti hanno ritenuto che il loro compito era finito, bastava registrare quello che aveva detto il pentito e la prova era raggiunta, con scarsi accertamenti, con scarsi riscontri, talvolta senza neanche cercare riscontri. Tutto questo ha provocato una reazione di rigetto da parte di buona parte dell'opinione pubblica, è una forma di screditamento nei confronti di tutti i pentiti, anche di quelli che in fallo non erano stati mai colti. Tutti sappiamo il danno che è avvenuto in proposito con il cosiddetto processo torto. Ora io non entro nel merito se il pentito aveva torto o ragione, ma sembra, è sempre accettato alla Cassazione, che lì
le dichiarazioni di questi pentiti che accusavano non soltanto Tortora ma altri 800 camorristi non erano stati, così come dovevano essere, opportunamente approfondite e vagliate. Il pericolo deve essere la scorciatoia, il pericolo, il pentito deve dare la chiave di lettura di certe cose, il pentito deve dare l'indirizzo e poi il giudice deve andarsi a cercare, a riscorciare quelli che sono appunto i riscontri obiettivi della dichiarazione dei pentiti. Se questo non fa, fa opera pericolosa, perché quando ad esempio è avvenuto a Napoli che ci furono blitz di 800 arrestati per la camorra e poi sostanzialmente sono stati tutti assolti, e beh, si è dato a questi la medaglia di essere quelli, agli onesti si è dato questa impressione all'opinione pubblica di gettare con pochi elementi onesti in galera, ai disonesti che l'hanno fatta comunque franca insieme agli onesti, perché l'assoluzione generale ha finito per fare piazza pulita di tutti e ha dato il regalo di avere la medaglia di coloro che erano riusciti a far festa ai giudici, il che ha provocato evidentemente un loro maggiore peso all'interno dell'organizzazione criminale. Perché non si è sentito più sicuro nessuno, è stata una forma di intimidazione
che riguardava non soltanto i giudici che si occupano di mafia, ma anche quelli che un giorno potrebbero essere chiamati a far parte di un dibattimento che deve giudicare, che sono moltissimi, che deve giudicare un fatto di mafia. E questa sovraesposizione è sicuramente intollerabile, perché c'è chi reagisce o che ritiene che nonostante questa sovraesposizione debba continuare a operare come operava prima, ma c'è ovviamente chi può trovare estreme remore al proprio lavoro da una situazione o sensazione di pericolo in cui si può trovare, nonostante debba dire che almeno in Sicilia, ma credo che sia così avvenuto in tutte le altre parti d'Italia, non è mai avvenuto che per l'uccisione di un giudice o di un poliziotto si siano fermate o si siano bloccate le indagini, perché se ne è trovato sempre un altro che prendeva il loro posto. Ciononostante, se noi proviamo a immaginarci che cosa sarebbero oggi, quale sarebbe l'efficienza delle forze di polizia e della magistratura in Sicilia se fossero ancora in vita il procuratore Gaetano Costa, se fosse ancora in vita Ciocco Chinnici, se fosse ancora in vita la polizia di Cassarà, se fosse ancora in vita nei carabinieri il capitano Basile o il giudice della Roma o altri, se noi proviamo a immaginarci che cosa ha significato azzerare questa massa enorme di esperienze, di capacità investigative, di volontà, di lavoro e di incisione sul problema, se noi proviamo a immaginare questo, dobbiamo trarre purtroppo la negativa conseguenza che la mafia in questi casi ha colto bene nel segno. Ma a parte l'umiltà, quali sono le difficoltà materiali che il pool antimafia incontra nella raccolta delle prove per incriminare tutte le azioni? Ma intanto lo stesso numero e la stessa complessità dei fenomeni criminali. Si pensa che il processo, il primo maxi processo di Palermo riguardava ben 125 omicidi e 800 imputati. E già la enorme massa di lavoro, oltre un numero infinito di reati minori che arrivavano, se non pigli errore, a 470-480, cioè bisognava evidentemente indagare, prendere le decisioni, inserirle in un sistema processuale sclerotico, peraltro qual è il nostro, con un numero tanto enorme che già era estremamente difficile dedicare il tempo occorrente, un minimo tempo occorrente di studio delle carte processuali ad ognuno di essi. Questa è stata un'estrema difficoltà, è stata un'estrema difficoltà di mezzi. Quando venne fatto un mandato di cattura contro 325 persone subito dopo le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, presso l'ufficio del pool antimafia non esisteva neanche una fotocopiatrice. Fu montata, mi ricordo, quella notte, perché si dovesse fare il mandato di cattura con 10 giorni di anticipo, perché vi era stata una fuga di notizie e un settimanale minacciava l'indomani di uscire con uno scoop con tutte le dichiarazioni di Buscetta. Allora abbiamo bruciato del tempo e quello che dovevamo fare in 10 giorni l'abbiamo fatto soltanto una notte. Tutta una serie di difficoltà operative, eccetera. Poi ci sono le difficoltà che il professore Guido chiamava lo sgambetto, cioè all'inizio posso dire ci fu una certa, cioè i coloro che si cominciano a interessare di questi problemi non è che raccolsero grossa solidarietà all'interno del Palazzo di Giustizia, perché si riteneva che fossero dei fanatici o delle persone che si volevano interessare di una cosa, e intanto andrà sempre così, è inutile che ci mettete mano. Poi questa indifferenza in gran parte si parla di un procuratore generale che avrebbe chiamato il giudice Chinnici, avrebbe detto guarda, riempi il collega Falcone di piccoli processi di rapina, così finisce di rompere le scatole e occuparsi di problemi. Questo è scritto, non so che c'è altro, ma c'è il diario che dice, è scritto nel diario che dice, quindi ci sono state anche queste grosse difficoltà di incomprensione dello stesso palazzo, che poi a un certo punto cessarono, però poi probabilmente sono riemerse per una certa forma di stanchezza, perché il potenziamento degli uffici del pool non è che sia
sia stato fatto perché a un certo punto sono calati dal cielo tutti i segretari che servivano, tutte le macchine da scrivere che servivano, tutte le fotografie, tutti i telefoni, eccetera, ma perché sono stati tolti ad altri settori della giustizia, di quali si sono lamentati perché potevano funzionare poco. E, ecco, è tutto il pool riuscì a ritagliarsi per un certo tempo a operare per tutto uno spazio di attività e di possibilità operative, però non creando nuove strutture, utilizzando, cercando di succhiare residui o fette consistenze di strutture vicine, ponendo tuttavia in crisi alcune strutture vicine. A Palermo c'è stato un periodo in cui non si riusciva a trovare giudici o segretari che si occupassero delle vicende civili, perché tutte le energie erano dirottate per si fatto operare. Questo provocò a un certo punto una forma di stanchezza da parte dell'apparato giudiziario in genere, che forse sta alla base delle ultime difficoltà del pool. C'è stata una reazione, ha detto bene, forse qualcuno l'ha pensato bene, avete giocato, ma è ciò che è. Si può parlare di legami tra mafia e terrorismo? Ma guarda, so che vi è al momento un procedimento a Firenze che riguarda un attentato a un treno, non ricordo preciso quale, in cui ci sarebbero elementi della camorra, elementi del terrorismo ed elementi mafiosi. Però io non conosco questo processo. Vi è stato un episodio narrato da Buscetta e sotto certi aspetti confermato da Liggio, relativo a certi aiuti che cercò il principe Valerio Borghese nelle organizzazioni mafiose nel ideare quel golpe che sarebbe dovuto avvenire all'inizio degli anni 70, mi sembra. E vi è stato qualche contatto, a giudicare da taluni atti processuali che noi abbiamo raccolti, fra la mafia e il terrorismo nero in occasione del delitto Mattarella, del presidente Mattarella, ma ancora non vi è nulla di chiaro di accertato. Vi è stata una assenza totale di delitti di terrorismo, sia nero che bianco che rosso, in Sicilia, che è stata una regione rimasta pressoché assolutamente immune dai problemi del terrorismo che travagliarono tutto il resto d'Italia dagli anni sino a oltre gli anni 80, e che tuttavia non sembrano ancora del tutto spenti. E questo lascerebbe pensare a una sorta di quantomeno di accordo negativo, cioè io qua tumba o qualcosa del genere, ma con penetrazioni organiche fra mafia e terrorismo rosso, ad esempio, non ne sono mai venute alla luce. Qualcosa con riferimento al terrorismo nero, ma ancora tutta da accertare, e comunque solo sembra con il riferimento a un delitto che è un delitto mafioso, ma sicuramente vuole averlo Mattarella, ma che molti a buon ragione definiscono anche il diritto politico. Se non ci sono altre domande, ci ringraziamo scandevolmente. Va bene. Vi ringraziamo. Presente, ma della vostra attenzione e soprattutto delle vostre domande, che mi hanno posto in condizione di chiarire ancora meglio il mio pensiero, e arrivederci.